questa è molto difficile. Entrambi dite che la è vera? Sì. Siete sicuri? Se è finta è impressionante comunque. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video con Ambra. Sì, perché purtroppo insomma ce l'abbiamo, siamo là. Oggi avremo una sfida, un gioco diviso in due manche. Nella prima manche avremo delle immagini, alcune reali, alcune ricreate con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo indovinare se l'immagine è reale o è finta. Allora, questa è l'immagine A e questa è l'immagine B. Qual è finta secondo te? Ognuno di voi dà una risposta e poi io darò il punto. La cosa più facile da dire sarebbe che questa è finta. Anche secondo me che la B è finta. È finta la B perché sulla, esatto, macchina, vedi? C'è il riflesso della pozzanghera. Questa. Infatti la A è quella vera. Quindi avete tutte e due un punto, bravi. A e B. Secondo me la A è finta. Anche secondo me. Perché non c'è alcun tipo di riflesso dell'acqua della spiaggia quando comincia. Esatto. E se è così pulito e cristallino si dovrebbe vedere un minimo di fondale. Quindi per voi la A è falsa. Siete sicuri? Sì. E avete indovinato. Mi piace questa unanimità che avete. Ora le sbagliamo tutte da adesso. A. Quindi patatine, hamburger, bacon, maionese, eccetera, eccetera. E B. Oh, porca miseria. Le patate della sono B diverse. Sono fittissime. Questo è pieno. Qui è vuoto, qui è vuoto questo vasetto. Anche secondo se... me queste patate sono troppo finte, quelle della B. Ti direi di sì. Secondo me è finta la B. Anche secondo me. Unanimità di nuovo? Siete sicuri? Mm-hmm. La vera è la A. Esatto. Quindi avete indovinato. Sono troppo finte quelle patate. Tizia mi guarda fuori. Ah, questo è difficile, vedi. Questo è molto difficile. Grattacielo o paesaggio di montagna? Architettonicamente per me è finta la A. Non mi convince che una struttura di questo tipo possa essere lì in mezzo. Stavo guardando come gli arriva la luce, però in effetti questo versante della montagna è più illuminato. Ormai l'effetto luce. Per me è vera la B. Sì, voto B. E avete indovinato ancora una volta. Yeah. Tizia. B. Tizia. La B è fintissima, mi spiace. Perché questi rami dietro sono tipo lucine di Natale. Guarda la posa, la postura. Le spalle sono estremamente simili. Sì, il taglio della perché giacca. Qui è seduta, qui è in piedi. Sì, comunque è finta la B. Anche perché sta, è Walking Dead questa, cioè, che paesaggio è? Avete vinto ancora una volta, è facilissimo questo gioco. Abbastanza. Beh, vediamo che succede adesso. C'è un chihuahua legato a un drone. In realtà è impiantato nel drone perché non sì, c'è nessun tipo di cinghia. La B. Credo che la B sia vera. No, sicuramente è vera la A. Quindi allora Maurizio dice che la vera è la B e Ambra dice che la vera è la A. Ma no, la B è sarcasmo, il sarcasmo. E quella vera è la A. No, non è vera, non la è B. Ho incastrato la B. Nella spina dorsale. Che il dottor Octopus dei chihuahua cos'è? E adesso siamo a livello extreme. Questo sembra difficile. Allora, A, B. Wow, ma non c'hanno neanche un particolare in comune. Quale sarà quella falsa? No, aspetta. Taglia l'albero. Vabbè, così. Vabbè, può cominciarci la foresta, però non è la cosa più natürlich che... A naso ti direi che la B è finta. Esatto. Quindi secondo voi la A è vera? Sì. Anche per uniformità di flora. Confermiamola, accendiamo. Entrambi dite la stessa cosa? Sì. Che la A è vera? Sì. Sbagliato. Sono false entrambe. Ma non c'era detto che potevano essere false entrambe? E invece... Sono finite, ragazzi, bravissimi. Ne abbiamo sbagliata una. Beh, perché ci hai fatto trabocchetto, però. Puoi vincere soltanto con questi sporchi trucchi. Ambra, c'è un regalo per te, anzi, il regalo dell'estate. Grazie. Aprilo, c'è la linguetta. Oh, sì. Vai. Wow, ma è gigantesca. That's what she said. Voilà. Questa è la tua nuova bottiglia termica Airup. Sembra una borraccia, ma ha un sistema geniale che permette di dare gusto alla semplice acqua con cui la ricarichi. Grazie all'utilizzo di questi speciali pod, l'aroma passa dal retro del palato e arriva fino al naso, facendoti sentire l'aroma che hai scelto. Ti sembrerà di bere qualcosa di fantastico senza aggiungere nessuna caloria. Prova a bere, ce n'è un'altra pronta, questa è troppo grande. That's what she said. C'è quella più piccola. Esatto, ci sono due versioni, 850 ml e 480 ml. Questo è il nuovissimo gusto estivo Virgin Mojito, che so essere il tuo cocktail preferito. Una bevanda freschissima da sorseggiare in spiaggia che si mantiene bella fresca grazie alla bottiglia termica. Io me la porto sempre dietro. Ragazzi, un pod dura circa 5 litri e in una confezione trovi 3 pod. E se poi vuoi cambiarli prima che siano esauriti, puoi riporli nel loro sacchetto, come infatti è tutto sigillato, così che l'aroma non si disperda. Sul sito trovate un'infinità di gusti da provare. Se volete provare Airup, usate il link in descrizione e inoltre con il codice sconto Merlo Summer, come estate, avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti. Com'è? Sa di mojito. Si sente un sacco di menta. Non mente.
Come funziona la seconda manche? Ascolteremo dei pezzi di canzoni che non si sa se sono vere o no. Potrebbero essere vere canzoni o create dall'intelligenza artificiale. Ok. Iniziamo da questa. Thriller cantato da Freddie Mercury? Credo sia vagamente finta. Non lo sentivo tantissimo Freddie Mercury, però. Potrebbe essere falsa, non lo so, Rick. Cos'è falsa? Dite entrambi che è falsa? Sì. Perché lo è, ma questa era per scaldarci. Certo. Questa adesso deve entrare in gioco il suo orecchio. Sono picciata. No. A me le intonazioni sembravano sue. Quella vera, ma è picciata. È una cover vera. Quindi entrambe dite che è una cover vera. Ma è un sentore. Io dico che è la canzone originale con la voce modificata. Così. Sostituita. Allora, in realtà questa è una versione di Take On Me cantata da SpongeBob. Allora è vera. Ricreata con l'intelligenza artificiale. Ok. Dio che giri. Va bene. Ok, abbiamo sbagliato. Ora ascoltiamo questa. Sarà perché ti amo, cara, è una stella. Ma dimmi dove siamo, che te ne frega. Sarà perché ti amo. Questa è vera. Sarà perché ti amo dei Metallica. Cazzo, però si sono fatte bene, eh. E quindi è falsa. Ma non sono i Metallica comunque. Ma no, è comunque qualcuno di straniero che canta in italiano. Sì, perché ha l'accento italiano. No, fa l'accento straniero e canta in italiano. Sì, oddio che angoscia. Yes or no? Spariamo, io dico che è finta. E io dico che è vera, così almeno uno dei due indovina. Sarà perché ti amo, versione metal di Tommy Johansson. Uno è un canale YouTube, fa le cover metal delle canzoni. Ma è un genio, è vera. È vera, è vera. È un grande, io lo amo. Ok, quindi lui è passato in vantaggio. No, non sto tenendo il conto, Amber, altrimenti vincerei sempre io. Bruno Mars. Flowers di di Miley Cyrus cantata da Bruno Mars. Ragazzi, se è finta è impressionante. Io voto finta. Io voglio credere che Bruno Mars sia salito su uno scaletto, abbia suonato il pianoforte e abbia inciso Flowers. Flowers cantata da Bruno Mars, realizzata con l'intelligenza artificiale. Ma io ci ho voluto credere. Siete pari. E quindi questa è la bella. Lei è la bella. Oh, che carino. Io sono il bello. Questa è vera. Questo è Francesco Cicchella. Chi è Francesco Cicchella? No. Chi cazzo è Francesco Cicchella? Dai, è vera questa. Voto che sia vera. Ed è vera! Chi la canta? Non lo so. Fa vedere, scusa. Village People Tribute Band. Ho un altro spareggio, è questa. Bla 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 bla, nemmeno ascolto e sto zitto. Non mi definisco finto, mi faccio un favore. È vera. E chi ha la voce? Mai piuttosto ti faccio bye. Mi ricorda tante voci mixate in realtà. No. Tu guardi verso me. È The Eyes of Rising Sun fatta da De André. Infatti De André. Prima non era, ora sta sembrando di più De André. No, è finta. Finta. Cosa dite? Finta o vera? Finta. Tutte e due dite finta? Sì. E rimarrete in pareggio perché era The André, scritto THE. Ed era reale. Era un cover artist che fa l'imitazione di De André. Si chiama The André. Allora, io invece ho detto è vera. Perché avevo sentito una sfumatura vocale. L'avevi percepito. Poi però ti ha tratto in inganno. Mi ha tratto in inganno che fosse House of Rising Sun. Pari. Complimenti. Bravi. Quindi vuol dire che generalmente le avete beccate. E allora ancora l'intelligenza artificiale non ci può fregare. Not yet. Ne parliamo tra 24 ore. Sì, in effetti la velocità è quella. Grazie mille di aver visto il video. Non vi resta che commentare se il video è vero o no. Ah, questo sì che era un bel video. Del resto amo tutti i miei video che escono il martedì. Aspetta, oggi è martedì o venerdì? Vabbè, amo tutti i miei video e basta.